Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di questa rubrica che abbiamo avviato su Network Italia 2 e che riguarda i bonus fiscali connessi al mondo dell'edilizia. Nella puntata precedente vi ho accennato alla recentissima modifica normativa che ha operato il governo con la pubblicazione del decreto aiuti bis, confermata dall'Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della circolare numero 33 del 6 ottobre, che ha eliminato in capo a chi acquista i bonus fiscali, quindi all'intermediario finanziario, banco, assicurazione che sia, che acquista appunto questi bonus dalle imprese, ha eliminato in capo a questi soggetti la responsabilità solidale derivante da eventuali comportamenti, diciamo, non leciti per quanto riguarda la generazione di questi crediti. Questa cosa era stata chiesta a gran voce dagli intermediari finanziari appunto per riprendere l'acquisto di questi bonus e diciamo far riprendere anche il meccanismo del 110%, perché tale meccanismo, come sapete, si è bloccato per effetto della circostanza che le imprese che hanno eseguito una serie di lavori hanno in pancia un notevole importo nel cassetto fiscale di crediti fiscali che non hanno potuto liquidizzare, e quindi questa cosa, diciamo, ha avuto evidenti ricadute sull'operatività dell'impresa stessa, che poi si è riverberata in un sostanziale blocco dei cantieri. Ecco, nelle intenzioni del governo dovrebbe ripartire questo mercato e quindi dovrebbe riprendere il super bonus 110%, che vi ricordo è possibile solo per i condomini fino al 31/12/2023 o per le case unifamiliari fino al 31/12/2022, sempre che entro il 30 settembre 2022 si sia effettuato il 30% degli interventi, cioè si sia fatto il primo SAL. Siccome, diciamo, il superbonus, come sapete, si avvia alla conclusione, si è già concluso per le unifamiliari e si avvia alla conclusione per i condomini, è già tempo di bilanci, e su questo ci sono notizie, diciamo, versioni molto contrastanti. Partiamo dal fatto che il nuovo governo, il governo Meloni, nelle intenzioni, diciamo, enunciate già in fase di campagna elettorale, ha intenzione di riformare profondamente questo superbonus 110%. L'unica cosa nota ad oggi è l'aliquota, la nuova aliquota di applicabilità di questo incentivo, che dovrebbe essere l'80%, almeno nelle intenzioni del governo. Questo significa che su un importo di lavori pari a 100, 80 sono a carico dello Stato, dell'erario, e 20 sono a carico del proprietario dell'immobile. E diciamo un'aliquota comunque interessante, perché immaginate un cittadino che abbia comunque necessità di adeguare il proprio immobile dal punto di vista sismico oppure di efficientarlo energeticamente, anche un'aliquota dell'80% e quindi una spesa solo del 20% può essere sicuramente, diciamo, appetibile, e quindi il bonus potrebbe comunque funzionare. Naturalmente ciò è legato sempre allo sblocco dei crediti fiscali, al meccanismo della cessione di credito e dello sconto in fattura, come vi ho detto nella puntata precedente. Queste sono le intenzioni del governo. È chiaro che questa cosa, però, questo passaggio ancora, diciamo, non è noto come avverrà. Ci sono diverse ipotesi, naturalmente, e sicuramente il governo non cambierà le regole per i lavori in corso, e quindi immagino che quei quantieri che siano partiti beneficeranno ancora dell'aliquota del 110% fino al 31/12/2022 se sono unifamiliari, fino al 31/12/2023 se sono condomini. Quindi il passaggio dalle due normative non è chiaro. Una delle ipotesi, appunto, che vi ho detto, è di lasciare le regole attuali per chi ha già avviato i cantieri, e magari lasciarle anche, così, nelle ipotesi che circolano in questi giorni, anche per chi ha avviato il cantiere dal punto di vista amministrativo, e cioè con una comunicazione di inizio lavori, che vi ricordo, nel caso del superbonus del 110%, è la CILAS, un documento introdotto l'anno scorso col decreto semplificazioni e che consente appunto di avviare i cantieri del 110% con una semplice comunicazione al comune di appartenenza. Quindi, se è vero che tutto sarà, diciamo, salvaguardato, ma solo per quei cantieri che hanno prodotto la CILAS al comune di riferimento, è chiaro che in generale chi ha intenzione ancora di fare questo bonus, quindi mi riferisco ai condomini che ancora, ahimè, molti devono partire, chi ha intenzione di fare questo bonus deve comunque produrre questa CILAS, almeno questo è il mio consiglio, e quindi, naturalmente, investire anche una cifra, diciamo, non importante, nella progettazione di questi interventi, perché è chiaro che conviene ad oggi progettare gli interventi, pagare il tecnico, perché non si sa se poi questo intervento andrà a buon fine, se ci sarà il tempo di farlo, pagare il tecnico, quindi avere la progettazione pronta, fare la comunicazione alla CILAS, e sicuramente anche per questi cantieri non vi saranno modifiche, diciamo, relativamente all'aliquota di riferimento.
Nelle prossime puntate cominceremo a fare, come si dice, una disamina degli effetti che il superbonus ha raggiunto, perché è chiaro che, avviandosi alla conclusione, come vi dicevo prima, è già tempo di bilanci e su questo vi sono tantissime versioni contrastanti tra i costruttori, per esempio le associazioni di categoria, e i detrattori di questo bonus. Cercheremo di rimanere terzi in questa contesa e di snocciolare una serie di dati sui quali, come si sa, sui numeri c'è poco da riflettere oppure da inventare. Arrivederci a tutti.